Noi siamo qui sotto al comune per protestare sulla situazione della piscina di Massa, in quanto ci sono nuovi gestori dell'impianto che, nonostante ci sia un capitolato che parli di alcune problematiche fondamentali, quali l'aumento del prezzo, la possibilità delle associazioni sportive di poter partecipare e una salvaguardia occupazionale di chi prima lavorava nell'impianto, invece tutti questi tre punti fondamentali sono stati totalmente rivoluzionati. E cosa è successo? È successo che le società sportive non possono entrare perché se no vanno in concorrenza con questi nuovi gestori, i prezzi sono stati aumentati del 30% invece che il massimo che era del 10%, e per le società sportive addirittura del 400%, e ultima notizia di ora che cominciano anche a licenziare questi dipendenti che sempre da capitolato avevano questa salvaguardia occupazionale. Quindi noi chiediamo all'amministrazione una domanda semplice: ma perché tutte queste cose, queste cose che non vengono rispettate, sono protette e nessuno fa niente? Noi andiamo a parlare con consiglieri, con amministratori, ci dicono tutti che abbiamo ragione, è vero, il capitolato parla chiaro, però poi in effetti queste cose continuano ad andare e nessuno fa niente. Vogliamo solo sapere il motivo, poi può essere qualsiasi, però che ci diano una risposta, ecco, solo quello. Oltretutto poi c'è anche il problema che, nonostante siano stati fatti dei lavori per quasi 300.000 euro per migliorare le condizioni della vasca che perdeva, chiaramente aveva delle perdite, siamo resi conto che ora, dopo questi lavori, la vasca perde ancora di più. Anzi, queste perdite sono proprio aumentate. Anche lì non riusciamo a capire di chi è la colpa, se sono stati fatti male i lavori, se il nuovo gestore ha sbagliato qualcosa, non lo sappiamo. Certo è che le condizioni degli spogliatoi sono rimaste uguali identiche a 3-4 anni fa, quando invece tutta questa gara d'appalto della nuova gestione, cioè decidere chi darla, era basata proprio sul fatto di migliorare le condizioni della piscina. La piscina è nelle stesse condizioni, anche peggiori, e anche qui l'amministrazione non dà una risposta e non ci dice neanche come farà a risolvere questo problema.